Ben ritrovati, siamo in studio con il consigliere di minoranza della città di Agropoli, Massimo Laporta. Ben trovato, consigliere. Salve a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito per discutere di quello che è stato il suo post riguardo, insomma, la Posidonia spiaggiata. Quindi una nuova delibera da parte del comune di Agropoli che chiede delle proposte progettuali per eliminare questo annoso problema che affligge i cittadini e le spiagge della città di Agropoli da decenni. E allora, diciamo che la risoluzione del problema è alla portata di tutti, però forse non si vuol guardare un po' più là del proprio naso. Sì, sicuramente il problema è un problema che ormai è noto a tutti i cittadini della città di Agropoli, ma credo dell'intero territorio, nonché di tutti coloro che vengono ad agosto, durante il periodo estivo, a vivere la nostra città. È un problema che da anni se ne parla e non si trova la soluzione. Non si trova perché una classe dirigente non riesce a concretizzare quello che ormai è ben noto a tutti. La Posidonia oceanica è un problema che sino a qualche anno fa non veniva normato. Oggi abbiamo avuto la fortuna con l'ultimo governo Draghi di avere una normativa chiara dove il prodotto, non più il rifiuto, Posidonia, si può riutilizzare sia in bioagricoltura, in edilizia e nella cosmesi, oltre poi a poter generare energia pulita. Leggere una delibera, la 365 del 10 di novembre, mi lascia veramente molto molto perplesso, perché una giunta comunale che si rimette al neo funzionario del servizio Porto e Demanio, un funzionario che con tutto il rispetto verso la figura professionale non ha un'esperienza specifica nella materia demaniale, e portuale in particolar modo, nonché quella della Posidonia spiaggiata. E vedere che si prende il consiglio per poter risolvere il problema con questa manifestazione che con avviso pubblico verrà indetta, ritorniamo indietro di parecchi anni e questa è una cosa inaccettabile. Infatti lei nel suo programma, insomma, alle scorse elezioni comunali, aveva appunto proposto qual è la sua idea per rimuovere e risolvere definitivamente la problematica. Un'idea che poi è stata anche adottata, anzi a breve penso si attiverà, dal vicino comune di Acciaroli, una simile proposta, insomma. Vogliamo ricordare qual è il Sì, progetto che lei proponeva ai cittadini? il Comune di Pollica metterà in campo un impianto per la produzione di energia pulita sfruttando la Posidonia oceanica. È uno dei tanti progetti che la mia persona ha sempre sottoposto alle amministrazioni passate, non ultime anche all'attuale sindaco di questa città, che voglio ricordare era un mio consigliere comunale del gruppo Agropoli Oltre. L'allora assessore Mutalipasse, oggi sindaco della città, deve ricordare che noi il problema l'abbiamo affrontato in tutti i modi ed è un problema che si risolve con decisione e determinazione. Qual è la decisione e la determinazione che si deve mettere in campo oggi? È quella di non perdere più tempo, ritornare ad attendere delle manifestazioni a seguito di bando pubblico da parte di soggetti significa non risolvere il problema. Noi il problema lo dobbiamo risolvere. Tutti e quattro i sindaci nel giugno del 2022 ci siamo impegnati come priorità assoluta a rimuovere la Posidonia dalle spiagge. Ebbene, signori, leggere questa delibera significa che ritorniamo indietro. Tempo da perdere non ce ne sta più. La soluzione è molto semplice. Se noi non vogliamo andare nel discorso che sta facendo il Comune di Pollica, che è un progetto articolato per la produzione dell'energia pulita, noi dobbiamo rimuovere la Posidonia oceanica con una semplice operazione: creare l'invaso nella zona industriale di Malagenia, dove abbiamo già realizzato l'impianto, l'isola ecologica. E in quella parte residuale di terreno di proprietà del Comune di Agropoli si crea un invaso per lo stoccaggio della Posidonia.
In quel preciso momento, quando abbiamo stoccato il tutto, andiamo a decidere come riutilizzarla, che la legge oggi ce lo consente. È un'operazione semplice, oggi continuiamo a complicarci la vita. E non posso accettare, sia come passato assessore che oggi come consigliere comunale, e ricordo al sindaco di questa città che quando ha bisogno dei consiglieri comunali di minoranza ci chiama, non ultimi l'episodio di Babbo Natale, dove ha voluto la presenza anche della mia persona e del consigliere Pesce a delle commissioni dove noi non eravamo componenti, e abbiamo dato il nostro modesto contributo per risolvere un problema per la città. Oggi io chiedo al sindaco di questa città, che deve convocare immediatamente una commissione allargata a tutti i consiglieri comunali, e di risolvere il problema sulla Posidonia e non attendere il consiglio di un funzionario che, con tutto il rispetto, credo che abbia poca esperienza in materia. Ricordiamo che comunque nelle casse del comune di Agrovo ci sono sempre i 500.000 euro stanziati dalla regione Campania. Ovviamente sono stati spesi pochi euro, insomma, nel senso che forse circa 60.000 per l'operazione che è stata svolta nel mese di luglio-agosto. Da parte dell'ente comunale, che poi non ha portato benefici, insomma, perché abbiamo visto che con le prime mareggiate la Posidonia si è di nuovo spiaggiata. Questa è la realtà. Chi non riesce a capire le dinamiche del mare, o meglio fa finta di non capirle, spreca soltanto denaro pubblico. Allora, se per anni io compreso ho subito delle critiche del perché non si risolveva il problema, oggi è arrivato il momento di chiarire ai cittadini di questa città che ci stavano dei componenti in quelle passate amministrazioni, come il sottoscritto, che la risoluzione del problema l'ha sempre data, però c'è stata sempre una poca attenzione alla risoluzione del problema. Oggi sembra che questa attuale amministrazione voglia risolvere il problema, ma non facendo nient'altro che creare confusione. L'operazione della riemissione in mare io la ritengo che è stata un'esperienza positiva, ma era un qualche cosa nell'emergenza della prossima stagione estiva da affrontare, ed era giusto risolvere il problema anche con quella tipologia di intervento. Ma se noi vogliamo liberare le spiagge e poi programmare qualsiasi tipo di impianto, che sfido chiunque, la manifestazione a seguito di bando di avviso pubblico non sarà nient'altro che un mega progetto, ma parliamo di interventi che passerà tempo, e la nostra città, la prossima estate 2023, troveremo di nuovo la Posidonia ferma lì, in particolar modo nel Lido Azzurro e sulla montagna della Marina. Se vogliamo risolvere il problema si risolve velocemente con l'invaso a Malagenia. Questa è la mia proposta, e sfido un confronto con chiunque che questa soluzione non è una soluzione possibile, non è una soluzione veloce, perché in questo momento questa città ha bisogno di velocizzare il procedimento e non di rallentarlo. Quando poi bisognerebbe attivare questo processo, consigliere? In che periodo dell'anno? Allora, è questo il periodo migliore, perché noi dobbiamo innanzitutto togliere quella che è stata accumulata. La famosa montagna della Marina e la famosa montagna del Lido Azzurro devono essere liberati gli arenili, proprio perché con i futuri spiaggiamenti della Posidonia, che questo è il periodo delle mareggiate, dove tutta la Posidonia morta in mare arriverà sui nostri arenili e diventerà un'ulteriore montagna. Allora, se noi facciamo la prima operazione, quella di rimuovere l'attuale montagna del Lido Azzurro e della Marina, avremo modo anche di gestire lo spiaggiamento che nei prossimi mesi avverrà in un modo naturale dal moto ondoso. Bene, allora noi ci auguriamo che questa sua proposta, questo suo progetto possa essere preso in considerazione a questo punto, visto che c'è proprio una manifestazione per quanto riguarda le idee progettuali per rimuovere questo problema che è poi la Posidonia spiaggiata, che ricordiamo essere comunque una risorsa per il nostro mare, perché indica, ecco, la qualità eccellente delle acque del mare, e che poi magari può diventare effettivamente una risorsa, perché nel suo progetto, ecco, si parla di riutilizzo nel settore dell'agricoltura, dell'edilizia
e addirittura della cosmesi, nonché poter diventare energia pulita, quindi con questo progetto. Io mi auguro soltanto che la sensibilità del sindaco sia tale da convocare tutti noi consiglieri e di fare una scelta decisa sulla problematica. Demandare, dare mandato ai funzionari è stata già un'esperienza che abbiamo vissuto. Qui la politica deve decidere quale soluzione scegliere, è il ruolo della politica e il funzionario deve seguire l'indirizzo che la politica dà. Pertanto io invito il sindaco della città di Agropoli di convocare tutti i consiglieri comunali in un'unica commissione per risolvere il problema della posidonia oceanica della città di Agropoli. Anche perché ricordiamo che non c'è poi tanto tempo, perché la norma scade, se non erro, a dicembre 2022, quindi c'è pochissimo tempo a disposizione. Cioè, la norma sta per scadere. Credo che ho avuto già dei contatti a livello centrale con gli organi del governo, personalmente con i miei riferimenti parlamentari, ho chiesto che questa norma venga reiterata nel tempo per far sì che questo problema, che non è soltanto un problema della città di Agropoli, ma è un problema che si estende anche ad altre problematiche. Anche le ceneri dell'Etna sono uno dei problemi che hanno dato modo che questa norma fosse introdotta. È un problema serio da risolvere e lo si deve risolvere con un minor costo possibile. Oggi noi abbiamo questa somma finanziata dalla Regione Campania che non riusciamo a spendere nemmeno per eliminare le montagne dai nostri arenili. È un'assurdità. Bene, grazie per la sua testimonianza qui a Cilento Ciano riguardo la Poseidonia. Ne parliamo insomma nuovamente, però speriamo che effettivamente una risoluzione possa avvenire nell'immediato. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti.